Buonasera, buonasera a tutti. In una sera di domenica, una sera dove i giovani vanno a divertirsi, c'è chi si fa l'aperitivo sulla spiaggia, c'è chi ancora in spiaggia, c'è chi si organizza per la serata, chi chiama la ragazzetta, chi sta già con la ragazzetta nella cameretta. Parliamo di giovani. Oggi parliamo di giovani, ma non è un video sociale. Ci arriveremo col tempo a quei video là, ma oggi parliamo prettamente di calcio. Fabian e Mulattieri, questo è il titolo di questo video, un titolo enigmatico che vi può portare a pensare a determinate cose, ma adesso lo approfondiamo. Innanzitutto vi chiedo, giovani e vecchi, di lasciare un bel mi piace al video, a prescindere, per stima nei miei confronti e per far girare il video, condividetelo poi a fine video. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanellina delle notifiche, ma soprattutto non dimenticate di seguirmi su Instagram, Twitter e TikTok, ve lo ricordo ad ogni video. Allora, di cosa parliamo? Fabian e Mulattieri, è stato un po' il mercato con questi due nomi, tra l'altro l'Inter oltre che loro ha anche venduto, mi pare, Colidio come giovane, probabilmente piazzerà Esposito che da anni è nel mondo Inter, che comunque si è messo bene in mostra, insomma, un Inter che sta usando bene le sue pedine giovani. E noi possiamo pensare, ragazzi miei, che Fabian e Mulattieri siano ipervalutati, siano gonfiati i prezzi, siano giocatori sopravvalutati e frutto di favori con altre società. Possiamo pensare quello che vogliamo, però hanno mercato. Cioè, se il Sassuolo si interessa a Mulattieri, se l'Udinese si interessa a Fabian, talmente tanto da inserirli nella trattativa come contropartita per abbassare i prezzi, vuol dire che l'Inter su quel punto lì ha lavorato bene l'anno scorso, ha lavorato bene negli ultimi anni. Perché vedete, si arriva al punto che, di quello che io vi ho sempre detto, è inutile tenere un giovane fermo in panchina a fare le ragnatele solamente perché ha mostrato delle buone qualità. Il giovane deve giocare, deve mettersi in mostra e quando ha talento, se ha un talento, come dire, innegabile, un talento innato, lo si deve usare in prima squadra. Se ha quel talento mezzo-mezzo, lo si deve piazzare al momento giusto. Molto semplice, perché ragazzi, in primavera non sono tutti dei fenomeni e né sono tutti degli scarponi. Il Milan negli anni, dalla sua primavera, ne ha tirati fuori di giocatori che oggi militano in Serie A in Europa, Cristante, De Sciglio. Poi il livello può essere superiore o inferiore. Cristante, De Sciglio, Pessina, Petagna, Donnarumma, Calabria, Locatelli. Milan ne ha tirati fuori. Non credo che oggi il Milan non abbia più talento. Sicuramente Inter e Juve oggi sono probabilmente un pezzettino avanti. Il Milan dalle giovanili può trarre qualcosa ancora dietro la categoria della primavera. Penso a Camarda che sta venendo fuori, mentre le ultime generazioni di primavera hanno tirato fuori ad oggi poco, ecco. Ma il discorso dove voglio arrivare è che se l'Inter ha preso Fabian e Mulattieri, li ha mandati in Serie B, nel momento in cui questi qua in Serie B hanno fatto bene, loro li hanno usati per tirar fuori meno soldi cash, quindi li hanno usati per una loro necessità. Nel momento in cui l'Inter, sappiamo la situazione economica dell'Inter, meno tira fuori soldi cash, meglio è, e quindi l'hanno usati per quello. Ma se l'Inter avesse voluto venderli all'Udinese al Sassuolo, sicuramente le offerte non sarebbero mancate, avrebbero monetizzato la cessione di questi due ragazzi. Il Milan deve cercare di fare questo. Vedere, far mettere in mostra i propri giovani e valutare se è il caso di tenerle e integrarle alla prima squadra, ma non per fare le ragnatele in panchina, ma per farle giocare, oppure a quel punto, se hanno un briciolo di talento, venderli al miglior offerente. Per dire, è quello che si è fatto con Brescianini. Brescianini negli anni è stato mandato in prestito una volta all'anno in una squadra diversa, non ha mai dimostrato granché, quindi è stato venduto a due nocciolini al Frosinone, perché arrivava alla scadenza di contratto, cioè a 23 anni, nessuno si sarebbe preso la briga di fargli un altro contratto e l'hanno venduto. Ora, con Brescianini è andata male, perché non ha mai messo in mostra granché, a parte a Cosenza dove ha fatto qualcosina di buono, ma niente di trascendentale. Però non può andare sempre male. Per dire, con Nasti si può fare la stessa cosa. Simic, in amichevole mostra grandi
doti, ma tu lo aggreghi alla prima squadra. Allora, o ti fidi talmente tanto di questo giocatore e lo metti in prima squadra come prima riserva di centrale e fa un buon numero di presenze, allora va bene. Ma se tu lo devi mettere in prima squadra dove è l'ultimo delle gerarchie, dove fa tre presenze l'anno, qualche minuto in Coppa Italia, hai buttato un giovane, non serve a nulla, fa la fine di Gabbia che è rimasto lì. E alla fine adesso hai fatto il press, l'hai fatto adesso il discorso con Gabbia, che è tardi, non è più giovanissimo, e l'avresti dovuto fare anni fa. E oggi magari l'avresti venduto a titolo definitivo. Dobbiamo smettere di mettere i giovani a fare le ragnatele in panchina, come Lazetic, tenuto a fare le ragnatele, poi l'hai mandato in Austria, dove cazzo è andato in prestito e non ha fatto niente, perché? Perché è scarso, e quindi non ha fatto niente. Almeno scarso, ovviamente, intendo per il livello del Milan. Poi è chiaro che in altre categorie potrà fare il suo, ma non è un giocatore da Milan. Quindi, i giovani vanno usati in questo modo, secondo me. Non si deve sempre pensare che debbano stare in prima squadra perché ci fissiamo, perché il tifoso si fissa. Io ogni tanto leggo, Chaka Traoré deve fare il vice Leao. E che serve? Non lo metterà mai Pioli. Lo metti vice Leao, fa due partite l'anno, si svaluta e non lo prendi più. Ma quello che ho detto poi nel video di qualche mese fa su Lorenzo Colombo. Se tu lo tieni, lo devi tenere facendolo giocare. Allora sì, ti posso dire, ok, hai visto del talento in Colombo? Io non sono d'accordo, per me non è da Milan. Però vabbè, lo vuoi tenere, teniamolo. Ma deve giocare. Non titolare, ma deve giocare, deve fare un buon numero di presenze. Se tu lo tieni e marcisce in panchina e fa 5 presenze e poi pretendi di venderlo a 10-15 milioni, non lo vendi. Allora fai meglio a venderlo quest'estate se devi fare quel ragionamento lì. Ecco, per dire, per me Colombo quest'estate andrebbe mandato in prestito di nuovo in una squadra, secondo me, di classifica un po' più alta e vedi un po' che cosa fa. Ma tenerlo in panchina non avrebbe senso, secondo me, parere mio personale. E questa è la politica che secondo me si deve attuare sui giovani. Poi purtroppo io non capisco perché solo la Juventus in Italia, almeno di mia conoscenza, ha attuato l'Under 23. E i frutti si vedono, che la Juventus ne tira fuori di giovani ultimamente. Anche quello lì ho visto Nicolas Cavaglià, che ha giocato contro di noi in amichevole, Fagioli, Miretti, Iling Junior. La Juventus ne tira fuori i giovani, eh? Perché? Perché invece di marcire nel campionato primavera, che non è un campionato probante, che può mettere in mostra delle qualità, ma che poi vanno consolidate nei campionati professionistici. Questi giocano la Lega Pro e là è calcio vero, è calcio mascolino, calcio fisico. E vengono fuori poi quelli validi, quelli non validi, poi via, venduti. Non capisco perché Milan e Inter non abbiano attuato questa strategia, sicuramente per questioni economiche, politiche, non lo so. Questo è il discorso dei giovani. Perché noi quest'anno, secondo me, con Colombo avremmo potuto abbassare il cartellino di qualche trattativa. Io non credo che non interessasse a nessuno Colombo. Poi vedremo se entro fine mercato lo monetizzano, tanto meglio. Però con i giovani, secondo me si deve operare in quel senso lì e si è un po' smesso di farlo. Si è provato a farlo con qualcuno che non si è rivelato un talento, è andata male, amen. In primavera l'80% mostrano chissà che e poi sono bolle di sapone. Tanti l'ho visti che sembravano tipo Merkel, ve lo ricordate Merkel, che arrivò in prima squadra, poi il suo ego era infinitamente superiore al suo talento, uno che arrivò all'Udinese da sopra e firmava solo se gli garantivano il numero 10. Ma Merkel già era uno che qualcosa nei piedi ce l'aveva, eh? Beretta, 2012, esordì nell'anno dello scudetto in un Milan-Bologna, gli tremavano le gambe. Beh, Beretta ha avuto un grave infortunio, ma anche lui è sparito dal mondo del calcio Serie A, eccetera. De Feo prometteva benissimo e mi sembra oggi giochi in o Lega Pro o Serie D. Voglio dire, non tutti quelli della primavera si affermano, nonostante dimostrino un grande talento. Quindi oggi nessuno ci può dire che Chaka Traoré sarà un fenomeno, che Simic sarà un fenomeno. Lo presti in Serie B o in bassa Serie A. Si mette in mostra se ha le caratteristiche e le qualità per mettersi in mostra e lo valuti. È inutile farli marcire in primavera o farli marcire, ancora peggio, è meglio farli marcire in primavera se li devi far marcire sulla panchina della prima squadra. Se tu allora decidi di mettere un giovane, prendo l'esempio di Simic, in prima squadra,
Lo metti nelle gerarchie importanti, dove gioca, dove subentra subito. Perché a noi servirebbe avere sul mercato profili tipo Fabiano e Mulattieri. Ripeto, secondo me Fabiano e Mulattieri ne sentiremo parlare, può essere come Casadei che è andato al Chelsea. L'Inter purtroppo ha una politica di mercato diversa dalla nostra, cerca comunque di usarli per prendere dei giocatori più pronti. Però nulla vieta poi se scopri un mulattiere e pensi che possa giocare nella prima squadra di tenertelo in prima squadra. Quelle poi sono scelte della società, della squadra, dell'allenatore di turno. Fatemi sapere la vostra nei commenti, mettete mi piace al video, commentatelo con un vostro feedback, di modo che ci confrontiamo sempre di più. Condividetelo, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi neanche un contenuto, ma per non perdervi neanche un contenuto, seguitemi. Instagram, Twitter, TikTok. I link sono tutti qua in descrizione. Vi costa giusto 10 secondi di tempo. Forza Milan e buona domenica sera a tutti.